Cosa rende il leone il re della giungla? Non è la velocità. Il ghepardo detiene quel titolo. Non è la dimensione. L'elefante regna come il più grande. È la mentalità del leone che domina. Non nato con una forza innata, la guadagna attraverso una mentalità da assassino, una convinzione incrollabile che dice o uccidi o vieni ucciso. È nel processo di caccia, nell'inseguimento, nella guida implacabile che un leone diventa una belva. Che catturi la preda o meno, ogni caccia sviluppa e rafforza il leone. Non si tratta di vincere o perdere, si tratta dell'intero processo. Spesso ci perdiamo nei risultati, dimenticando l'essenza. Si tratta di pratica, corretta alimentazione, allenamento e di superare tutti gli altri. Macinare di più, alzarsi prima, dare ogni giorno tutto ciò che hai. Questo processo ti plasma e ti trasforma in una belva. Molti perdono perché scambiano la fatica per i riflettori. La vera fatica avviene quando nessuno sta guardando, quando corri quei chilometri extra, fai quelle ripetizioni extra, spingi oltre le aspettative. Abbraccia la sofferenza, forgia la forza mentale. Quando suona la sveglia al mattino, alzati, rispetta le scadenze, studia, istruisci la tua mente. Addestra la tua mente a resistere, crea una nuova norma di sforzo costante. Riforma la tua mente, nella difficoltà trova la forza. È questo livello di impegno che forma la grandezza. Ora è il momento di lavorare. Approfitta del poco tempo che hai e sii il migliore. Niente più attese, procrastinazioni o scuse. Quando metti in atto il lavoro, ottieni sempre le stesse conseguenze. Ottieni compensi, ricevi ricompense. Se vuoi essere grande, se vuoi riconoscimento, se vuoi realizzare i tuoi sogni, diventa così bravo in ciò che fai da essere innegabile. Sviluppa il tratto del carattere di essere il migliore in qualsiasi ruolo. Non importa cosa stai facendo, sii il migliore assoluto. Il tuo background non conta. Puoi creare competenze innegabili. Entra in modalità belva. Accendi quel pulsante. Affronta ogni sfida come un'opportunità di crescita per diventare una belva. Approfitta del tempo che hai ora per rafforzare il tuo cervello. Spingiti attraverso le difficoltà e emergi dall'altra parte come una belva. Non vuoi solo essere una belva. Entra e rimani in modalità belva. Mentre lasci questo posto, spegni il dubbio, accendi quel pulsante e mantienilo acceso. Fai sì che la tua vita raggiunga un livello completamente nuovo. Cambia la tua mentalità, modifica le tue decisioni e abbraccia le pressioni e i problemi come investimenti nella tua futura grandezza. Ricorda, nella vita, non fuggire dalle sfide. Vai e sconfiggile con fiducia. Il successo non è mai in saldo e la grandezza non è mai in offerta. Abbraccia la bestia che è in te e ripetiti: conquisterò tutto ciò che si frappone nel mio cammino, perché la grandezza non è una scelta ma un impegno.